Buonasera a tutti. Allora, siamo pronti. Facciamo ciò di tramonta luna. Questo è un film dove Scarpetta scappa dalla camera da letto per raggiungere il palcoscenico, scappa dal palcoscenico per andare nella sala da pranzo, non si riesce a distinguere la quinta teatrale dai tendaggi del suo appartamento. C'è una tale contiguità tra la vita e il palcoscenico che confonde, che innamora, no? E questo è raccontato con al centro questo attore che, come un animale, marca il territorio dove svolgerà la sua caccia. In questo territorio le regole le detta lui, c'è la sua moralità e c'è il suo modo di cacciare, c'è il suo modo di predare, le prede in questo spazio in cui c'è anche la sua famiglia, c'è il suo quartiere, c'è la sua città, c'è il suo palcoscenico, lui va a caccia di donne, va a caccia di amore, va a caccia di testi, va a caccia di successo, va a caccia di pubblico. Per me tutti questi disputi sono vane. Non esistono teatri più o meno d'arte, esistono gli artisti. Scarpetta è un personaggio, sì, che a noi è apparso come personaggio mitologico, no? Diciamo, nel senso, c'è qualche cosa proprio di cioè questa sua amoralità, no? Cioè questo essere al di là della morale, di tutto, questa energia primordiale, diciamo, no? Che Scarpetta ne fa appunto una figura mitologica, e come ogni gran mito incontra a un certo punto il suo peccato di hubris, e questo anche era interessantissimo, no? Perché chiaramente non gli basta ricchezza, fame, eccetera, vuole la sfida con D'Annunzio. Lì è lì che appunto c'è la ferita, è lì quello che dicevo prima, c'è questa incrinatura, questa contraffazione, è una parodia. Diciamo, noi entriamo nell'interiorità, diciamo, no? Nell'intimo di Scarpetta, fino ad arrivare proprio nella sua mente, nel momento in cui incontra il fantasma di Pulcinella morto. Felice Shoshamok è un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto Shoshamok. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Scarpetta! Si aspettava di essere rinviata a giudizio! Il processo come momento catalizzatore ci sembrava potesse avere un valore drammaturgico e anche fortemente simbolico, cioè si concentrava attorno a un giro di anni nel quale i Tetina, Edoardo e Peppino erano piccoli, ma con una piccola forzatura nostra cronologica, non così piccoli da non parlare, diciamo, riuscivano già a poter essere dei personaggi importanti. E anche il momento del processo può essere un momento anche simbolico per certi versi, cioè concentra in sé il momento di massimo apice e l'incrinatura che si produce a seguito del processo.